Amici 2022, Maria De Filippis grida Tommy, avevano detto no, te ne sei fregato. Non contenti dei provvedimenti disciplinari che hanno avuto per le mancate pulizie della casetta. Alcuni allievi di Amici hanno nuovamente violato il regolamento. Durante la puntata che è stata trasmessa il 4 dicembre, Maria De Filippi ha mostrato un video delle uscite dallo studio di quattro cantanti durante le prove generali, Se Wax. NDG e Piccolo G hanno chiesto scusa immediatamente, Tommy Daly ha cercato di giustificarsi e questo ha fatto un po' arrabbiare la presentatrice. Leggendo le anticipazioni della 12ª puntata di Amici, i fan si erano già aggiornati sui provvedimenti disciplinari che i prof hanno preso nei confronti di quattro cantanti della scuola. Domenica 4 dicembre tutto il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere all'ennesima strigliata della conduttrice e degli insegnanti ad alcuni titolari della classe. Come ha mostrato un video che è stato mandato in onda durante lo speciale, Tommy, Piccolo G, NDG e Wax si sono allontanati dallo studio durante le prove e soprattutto senza il permesso della produzione. I ragazzi hanno ammesso in parte le loro colpe, e questo ha fatto arrabbiare ancora di più sia la padrona di casa che Rudy Zerbi. Il professore di canto, in particolare, non ha apprezzato le giustificazioni che i talenti della sua squadra stavano dando alla loro violazione delle regole del programma, per questo Zerbi ha chiesto alla collega Lorella Cuccarini di mandare in sfida immediata sia Tommy Daly che Piccolo G, lui non poteva farlo per regolamento. Prima che entrasse il giudice esterno, Maria De Filippi ci ha tenuto a dire una cosa al cantante che continuava a sostenere di essere uscito dallo studio in seguito all'ok di un membro della redazione che era presente. Sentendo queste parole, la conduttrice è immediatamente intervenuta e ha precisato, veramente quella persona ti aveva detto di no e tu te ne sei fregato altamente. Tommy non ha controbattuto al rimprovero della padrona di casa e ha accettato il provvedimento della sfida contro una giovane cantautrice, Charlie Rapino ha ascoltato i tre talenti e ha scelto di riconfermare i due titolari. Lo speciale di Amici trasmesso il 4/12, è stato anche l'occasione giusta per premiare alcuni allievi, Cricca e Angelina. Ad esempio, hanno vinto un'esibizione al concerto di Capodanno che si terrà a Genova la sera del 31 dicembre e che andrà in onda su Canale 5. Ad accompagnare entrambi i cantanti con passi di danza, sarà Rita, la ballerina si è classifica prima nella gara giudicata da Ambeta. Anche Niveo canterà in piazza Verona la notte di San Silvestro, questa opportunità è stata data dai fan che sul sito di Radio Z, hanno votato in massa per l'inedito Scarabocchi. Non solo punizioni, dunque, in una delle ultime puntate del talent show prima della pausa natalizia, già la prossima settimana. Il Dai Team di fermerà per due giorni, l'8 e il 9 dicembre, per il Ponte dell'Immacolata. La registrazione del 13 gradi appuntamento con Maria De Filippi in studio, invece, è prevista per martedì 6 a partire dal primo pomeriggio. L'unico nodo che i professori devono ancora sciogliere in vista delle nuove riprese, è la maglia sospesa di NDG. Lorella Cuccarini farà fare un esame al talento della sua squadra e poi deciderà se riconfermarlo nel cast oppure no. Anche Samuel, che si è classificato ultimo nella gara di ballo, dovrà ascoltare il parere di Raimondo Todaro sul percorso che sta facendo nella scuola da quando lui gli ha dato un banco.